Abbiamo preso questa decisione di manifestare domani 23 marzo davanti al Palazzo Raffaello della Regione Marche perché ci sentiamo abbandonati. Abbandonati perché? Perché il comparto ambulante è completamente fermo, tranne il commercio di prodotti alimentari. Tutto il resto dei prodotti che si trovano al mercato sono fermi e siamo a casa. Allora, nel rispetto della pandemia e nel rispetto di tutti i morti che ci sono stati, noi stiamo fermi a casa, però troviamo ingiusto stare fermi e non ricevere nulla dallo Stato. Stiamo fermi, stiamo chiusi, mentre i negozi di abbigliamento di intimo e di roba da bambino e di roba sportiva sono aperti. Andiamo in giro per le città e troviamo negozi aperti e noi siamo chiusi. Noi abbiamo le stesse spese di un negozio, se non di più, perché ci muoviamo con i nostri furgoni, quindi abbiamo bisogno d'aiuto. Siamo 2.700 partite IVA nelle Marche e chiediamo aiuto. Domani in Ancona saremo in tanti a manifestare la nostra delusione. Anche con il decreto ristori di venerdì, la maggior parte dei nostri associati non prenderanno quasi niente. Quindi noi o ci ristorano o ci fanno lavorare e la politica deve darci queste risposte perché è solo la politica che può dare queste risposte. Associano il mercato ad un assembramento e questo negli ultimi 8 mesi abbiamo dimostrato ampiamente che non è vero. Il virus all'aperto non incide. Non c'è contagio all'aperto, a meno che non si formino assembramenti, ma visti gli incassi degli ultimi 8 mesi, gli assembramenti non si sono mai formati e noi chiediamo aiuto alle forze dell'ordine che ci aiutino a far sì che questi assembramenti non vi siano, perché l'assembramento, se il mercato è chiuso, si forma dentro ai centri commerciali e nei negozi. E poi, perché il negozio che vende l'intimo e la bancarella hanno sempre una famiglia dietro, quindi fateci lavorare perlomeno con gli stessi articoli che lavorano dentro i negozi. Invece no, la legge dice all'allegato 23 che gli ambulanti non possono assolutamente lavorare se non vendono prodotti di prima necessità alimentari. Quindi il decreto che hanno votato venerdì, che ancora non è uscito in Gazzetta, quindi parliamo di nulla ancora, è insufficiente, ampiamente insufficiente, anche perché una piccola attività come la mia, con i 1.000 euro di ristoro che ci daranno l'8 aprile, dall'8 aprile, non ci copre nemmeno il 5% delle spese. Noi abbiamo spese vive e famiglie da mantenere, quindi chiediamo aiuto alla politica e domani sotto la regione grideremo questo. Saremo in tanti a gridare in modo ordinato e rispettoso che noi esistiamo.